Importante focus dedicato all'arte, al Museo Internazionale delle Ceramiche, organizzato da Confartigianato, un incontro del Consiglio Direttivo Regionale per fare il punto sull'artigianato artistico in Emilia-Romagna. Oltre 600 le imprese in regione, di cui 160 dedicate alla ceramica, 178 al mosaico e 287 al restauro, 2200 gli addetti complessivi. Tra il 2015 e il 2016, nonostante la crisi, le esportazioni all'estero in Europa sono cresciute dell'11,6% per la ceramica e del 12,2% per il mosaico, confermando come il settore abbia resistito molto meglio alla crisi rispetto ad altri comparti lavorativi. Situazione che si riflette anche in provincia di Ravenna e anche a Faenza, dove attorno alla ceramica è stato costruito un sistema che parte dalle botteghe, dalla scuola, diventata poi liceo artistico, dallo stesso MIC, per poi arrivare all'industria, alla ricerca scientifica, alla formazione professionale e all'innovazione, come la stampante fotoceramica applicabile al lavoro artistico. Un'occasione data dalla presenza del nostro Consiglio regionale di Confartigianato, che è diventato da qualche edizione, in questo caso la seconda edizione, itinerante. Itinerante per una scelta che condivido molto, perché si parla di ogni luogo caratteristico della nostra regione e delle peculiarità che esprime quel territorio. La nostra provincia di Ravenna ha scelto di fare questo evento da noi in città Faenza, e a Faenza non si può far altro che parlare di ceramica nel contesto della condivisione specifica che la Confartigianato ha all'interno dell'artigianato artistico. Quindi di cosa si parla? Si parla di cosa c'è stato, di cosa rappresentiamo non solo sindacalmente ma anche dal punto di vista artistico le nostre imprese, che sono tante per fortuna, sono uscite abbastanza solide da questa esperienza disastrosa che è stata quest'ultima crisi, ancora molto presente, però i numeri comunque hanno tenuto, siamo molto contenti e soprattutto oggi si è pronti per ripartire con l'innovazione sia tecnologica che linguistica. Cosa fare per il futuro? Cosa fare per il futuro? Innanzitutto bisogna che noi valorizziamo quelle che sono le nostre specificità. L'essere qui questa sera come Confartigianato Emilia Romagna vuole proprio simboleggiare il dare valore a quella che è una tradizione culturale della nostra regione. Siamo nella culla dell'artigianato artistico Faenza e con la nostra presenza, con il nostro segno di vicinanza al territorio, vogliamo assicurare un contributo valoriale alla promozione dell'artigianato. Ovviamente una promozione che deve avvenire in ambito nazionale, ma non solo, quindi noi dobbiamo essere testimonial nel mondo del nostro fare bello. Spazio poi ai giovani che hanno sempre bisogno di aiuti per aprire nuove imprese, nuove botteghe di artigianato. Certo, il ruolo di Confartigianato Emilia Romagna è distintivo nell'essere vicino ai giovani, quindi l'istituzione anche di diverse Digital Innovation Hub a livello regionale va in questa direzione, va nella direzione di una vicinanza ai giovani, una vicinanza a quello che è il domani, a quello che è il futuro. I giovani hanno grande passionalità, hanno sempre grandi sogni. Credo che un'organizzazione di impresa come Confartigianato, 70 anni di storia, debba proprio caratterizzarsi per questo. A Faenza c'è un vero e proprio sistema attorno alla ceramica, dall'arte all'industria. Sì, è un sistema nato nel 1908 grazie all'intuizione di Ballardini, che dalla scuola d'arte al museo ha creato una serie di soggetti che in rete hanno costituito la struttura portante di questa nostra identità ceramica nell'epoca moderna, e quindi ha saputo innovare rispetto a quella che era la tradizione della ceramica faentina del Medioevo e del Rinascimento, per poterla declinare in un contesto di arte, artigianato e impresa. Oggi ci troviamo dunque sulla scena nazionale e internazionale, con anche tante relazioni aperte nei confronti di realtà ceramiche dell'Europa e dell'Asia, per favorire anche queste contaminazioni artistiche, ma non solo, anche di ricerca sui materiali che danno prospettive di sviluppo al nostro territorio. Faenza, diciamo che attorno alla produzione, al fare, ha costruito da secoli anche una grande attenzione per l'aspetto educativo, formativo, per la costruzione di un pensiero, e questo credo sia
così la carta in più che Faenza può giocare in questa fase. Noi stiamo portando avanti quindi una tradizione, una storia che ha visto questo binomio materiale immateriale convivere. Non è un caso quindi che a Faenza sia nato nel 19 e del secolo scorso il primo istituto d'arte importante, non è un caso che a Faenza sia nato pochi anni fa, 5 anni fa, il primo ITS italiano, un'istituzione vera e propria secondo noi, una scuola che post diploma, post laurea, consegna un diploma di Stato ai ragazzi che per 2 anni sviluppano un percorso scolastico legato alla progettualità, legata al mondo della ceramica, un progetto importante costruito dall'ente pubblico, dal pubblico su diverse dimensioni, ovviamente istituzioni, ma anche musei, scuole, insieme a chi fa impresa. E Faenza quindi ha da sempre un'attenzione rispetto, come dimensione pubblica, rispetto al mondo della produzione ceramica particolare. Noi possiamo aiutare il sistema produttivo attraverso la costruzione di un contesto nel quale la formazione sia decisiva, tanto più che oggi, in modo addirittura nuovo, è fondamentale, crediamo, per stare sul mercato internazionale, utilizzare la leva dell'alta formazione in modo anomalo e di grande originalità. Federico Lega per Faenza Web TV.